and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Jeremias di Love Diaz è un altro film di 9 ore, come quello che abbiamo mostrato la settimana scorsa, Death in the Land of Encantos, sublime capolavoro, veramente lacerante di malinconia, e il titolo Melancolia dell'ultimo film è sì, semplicemente la rititolazione, come spiegava lo stesso Love Diaz, in qualche modo, di tutto il cinema che lui ha fatto fino ad oggi, intriso di questa malinconia, proprio nella contemplazione del contemplarsi stesso che è il cinema, del contemplarci e nello stesso tempo dell'ignorarci, noi come soggetto possibile, altezzoso, attento, distratto, di visione, e quello che crediamo vedere, un personaggio, per esempio, in questa notte, in queste 2 notti, in queste 9 ore, campeggia il nome, il personaggio di Jeremias, che anzi dovrebbe continuare in un Jeremias 2, che doveva essere anzi il film presente a Venezia, invece poi si è abbandonato a un'altra linea, appunto malinconica, Love Diaz. Sto vedendoli, in questo momento sto cercando di recuperare per parlare in qualche modo in diretta, invece che sulla memoria di DVD, visti per verificare magari i sottotitoli. E allora ho messo sui DVD, sul computer e poi sul televisore, le prime 2 ore e più o meno le ultime due, e sto assistendo a questo slittare, scontrarsi, scozzarsi e rifarsi sotto i miei occhi del film stesso. È una delle virtù di questo cinema di Love Diaz, che è appunto un cinema della distrazione dell'attenzione, dell'intensificarsi sia della distrazione sia dell'attenzione. Queste lunghe riprese lasciano sempre quasi il senso panico dell'accelerazione, del ritmo, perché quando poi c'è uno stacco, quando c'è ancor più che uno stacco, il passaggio a un altro vedere, a un'altra inquadratura, a un'altra situazione, è violentissimo e cambia il mondo, anche se poi resta magari lo stesso personaggio, cambia perché ci eravamo in qualche modo abituati
e questo è pericoloso anche se affascinante, statico, ci eravamo abituati a essere noi l'occhio, un occhio quasi divino, a coincidere con una olimpicità del vedere, con un non bisogno di muoversi, ma solo di vedere, a vedere, assistere al movimento, contemplare il movimento che si nota, ripeto, di più nello star fermi col punto di vista. E poi invece quando li rivedi e vedi queste masse di tempo spostate, ti rendi conto dell'illusorietà anche solo di questo dominare con un occhio che quasi ringrazia, no, il regista di darci in qualche modo democraticamente, rossellinianamente, la possibilità di vedere, di criticare, di capire, di entrare in una situazione di luce, di voce, di elementi proprio fortissimi in questo film come in tutti i suoi, dai rumori minimi. E direi che queste notti Lavdiaz vanno incontro al rumore del silenzio, che tra due notti si aprirà un'altra serie di nottate, si aprirà con il sound barrier di Naderi, e contrapposto al piccolo monastero in Toscana di Osseliani, e poi nei giorni successivi della settimana, nelle notti successive, fine settimana prossimo vedremo, sentiremo altre cose. Parlavo di attenzione e di disattenzione, entrambe portate al massimo. Ecco, quando scatta, quando salta l'inquadratura e la situazione e la scena, ci rendiamo conto che avevamo visto quasi nulla, che eravamo stati attentissimi, ma troppo attenti, e quindi avevamo perso non dettagli, ma addirittura uno dei sensi più forti di quella scena, perché appunto ci eravamo limitati a vedere e non a sentire verso dove precipitava lentissima quella scena con l'entrata e uscita di campo del protagonista, con questo carretto, di cose che dovranno essere vendute, questo tentativo di commercio che poi diventa, è una specie di storia del capitalismo, del crimine, delle possibilità di fuga, anche santa a un certo punto, anche religiosa, dall'obbligo della crescita capitalistica, del guadagno, della vendita, ma anche semplicemente del commercio. Buona visione, domani la seconda parte di Jeremias, di Lavdiaz. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes.